La Marotta Caffiero Editori nasce nel 1959, pubblicato per anni premi Nobel del calibro di André Gide, Ernesto Cardenal. Poi nel 2010 è stata ceduta a me e Maddalena Sternaiolo, siamo due giovani ragazzi del quartiere Scampia di Napoli, che ci siamo innamorati del mondo editoriale, volevamo aprire questa casa editrice a Scampia, e mentre stavamo per aprire la casa editrice, la Marotta e Caffiero stava per chiudere i battenti, perché i proprietari Tommaso Marotta e Anna Caffiero si stavano per trasferire in Francia. Loro hanno fatto questo gesto bellissimo di credere in due giovani del quartiere Scampia e ci hanno regalato la casa editrice, ce l'hanno regalata letteralmente, e noi l'abbiamo trasferita da Posillipo, il quartiere bello di Napoli, a Scampia, rivoluzionando tutto, coinvolgendo i giovani dei territori, applicando prezzi popolari, licenza Creative Commons, stampiamo tutti i libri su carta riciclata certificata, con inchiostri non inquinanti, li stampiamo a chilometro zero, quindi in Campania, tentando di rivoluzionare totalmente quello che ci avevano lasciato. Guarda, io credo che oggi il ruolo di un editore sia quello di creare un discorso. Credo che il catalogo di un editore sia innanzitutto questo, una proposta, un modo di vedere il mondo. Un catalogo è il modo di vedere il mondo di un editore. E un editore deve innanzitutto preoccuparsi dei problemi del proprio tempo, se no non è nient'altro che un macellaio, è un venditore di parole e pagine, e noi invece stiamo tentando di preoccuparci dei problemi di proprio tempo, del nostro tempo. Credo che in questo momento di crisi in generale il libro sia soprattutto uno strumento che possa favorire l'uscita dalla crisi attraverso l'ampliamento delle menti, attraverso una visione diversa da quella capitalista. Ci crediamo fortemente in questo. Credo che una delle soluzioni possa essere anche l'ebook inizialmente. Lo dico magari suscitando qualche polemica, però per la didattica credo che la frontiera sia quella dell'ebook sicuramente.